video e in questo video, come avete già letto dal titolo, vi vorrò fare vedere come applico io l'eyeliner. È il primo video che faccio per quanto riguarda il trucco, o comunque sia il trucco normale, perché ho fatto altri video sul trucco, però artistico per quanto riguarda Halloween, quindi mostri, streghe, ferite ed effetti speciali, che comunque sia sono un genere che mi piace tantissimo e che comunque continuerò a fare quando ho un po' di tempo. Però per quanto riguarda, diciamo, il trucco beauty, il trucco di ogni giorno, il trucco serale, quindi comunque sia il trucco che va portato, diciamo, più spesso, non ne ho mai fatti ed è il primo video, quindi non so, fatemi sapere se poi vi piace anche questa tipologia di video. Come potete sapere, io in questo momento sono in gravissima astinenza da video su ricostruzione unghie perché, ripeto, aspetto il materiale, quindi ho pensato, magari per cercare di tamponare questo tempo, di realizzare qualche video appunto sul make-up, essendo che comunque sia a me piace tantissimo anche truccare. Quindi fatemi sapere se magari vi possono interessare queste tipologie di video. Allora, iniziamo subito introducendo l'eyeliner, a cosa serve e perché lo applichiamo. Dovete sapere che l'eyeliner è un'ottima, o comunque l'applicazione dell'eyeliner è un'ottima tecnica per creare varie particolarità sui nostri occhi. Per prima cosa, con l'eyeliner noi possiamo andare a correggere varie problematico comunque sia varie tipologie di occhio. Quindi se abbiamo un occhio molto piangente, noi grazie all'eyeliner riusciamo a tirarlo su. Se abbiamo un occhio molto sporgente, grazie sempre all'eyeliner possiamo andare a dare quell'effetto ottico comunque sia di occhio leggermente più piccolo e così via dicendo. Quindi con l'eyeliner si possono veramente creare tantissimi effetti. Oltretutto, almeno personalmente, io non riesco a vedermi senza eyeliner. Che faccia un trucco molto pesante, che faccia un trucco anche leggero, comunque sia l'eyeliner che sia messo spesso, che sia messo fino, che sia messo molto allungato, che sia messo con la virgoletta, comunque sia, ragazzi, ci sono veramente tantissimi modi per applicare l'eyeliner. Io a prescindere non mi ci riesco a vedere. Dà tantissima profondità all'occhio, quindi rende il nostro sguardo molto più intenso, del nostro sguardo molto più profondo, molto più definito. Io questa sera vi farò vedere appunto i vari tipi di eyeliner, però io sinceramente poi vi farò l'applicazione con il mio modo, sinceramente con quello con cui io preferisco e che a mio parere è molto più semplice e veloce. Quello che vi farò vedere adesso è un eyeliner liquido, però con questo tipo di pennellino. Quindi un pennellino a punta molto sottile, liquido ma a punta sottile, che appunto vi permette di creare linee molto sottili, però per quanto riguarda poi la codina, diciamo, ve la dovete andare a realizzare voi a poco a poco, fino a quando appunto non raggiungete la larghezza del filo d'eyeliner che volete. Questo tipo di pennellino, a mio parere, è il più difficile perché appunto dobbiamo andare a disegnare la codina e non è detto che venga facile. O comunque sia si perde molto più tempo. Il secondo tipo di eyeliner che troviamo in commercio sono gli eyeliner in gel. Quindi in questo modo, vedete? Questi eyeliner in gel che si possono prelevare o con un pennello a parte, sempre a punta, diciamo quasi sottile, di eyeliner, oppure con il pennello che loro hanno, o comunque sia in questo caso per quanto riguarda la Rimmel, che danno in dotazione. Anche qui, se io dovessi usare il pennellino che loro danno in dotazione, a mio parere invece in questo caso è troppo spesso. Per quanto riguarda poi alla fine la consistenza, quindi il materiale dell'eyeliner in gel, alla fine quello sì mi piace perché comunque sia è molto nero, è molto intenso, quindi per me non fa differenza il fatto che sia in gel, che sia, meno purché sia però un gel, ma bene, molto pigmentato, ma a me cambia tantissimo il pennellino.
eyeliner. Quindi anche in questo caso, se io dovessi andare a comprare un eyeliner in gel, mi dovrei munire sempre comunque sia di un pennellino a punta sottile come quello che vi ho fatto vedere prima, ed è un po' più complicato e difficile. Terzo ed ultimo eyeliner invece è questa tipologia qui, quindi un eyeliner liquido però con il pennellino in feltro. Allora, questo secondo me è il modo più facile e veloce per applicare l'eyeliner. Non so se me lo fa vedere. Questo secondo me è il modo più semplice e veloce per applicare l'eyeliner, o comunque sia la tipologia di eyeliner così. Per il semplice fatto che hanno il pennellino in feltro come se fosse una punta di una penna, e appunto con il fatto che vedete è rigido e comunque sia è a triangolino, mi permette in maniera molto più facile di avere il controllo appunto sul pennello e di andarmi a delineare delle linee precise, pulite e semplici, proprio come se stessi andando a disegnare sul mio occhio. E comunque sia, io mi trovo molto bene con questo. Poi in commercio ci sono anche l'eyeliner in penna, quindi quelli che hanno appunto sotto forma appunto di penna, anche quelli molto buoni, però a mio parere secondo me si seccano e si asciugano molto facilmente. Dopodiché, ragazze, adesso io andrò a fare l'applicazione dell'eyeliner su un occhio, così vedremo la differenza sull'altro occhio, quindi sull'occhio senza liner. Altra cosa importante, ragazze, quando vi cimentate ad applicare l'eyeliner, tenete sempre con voi dei cotton fioc che, se in caso vi doveste sporcare, comunque sia, sono molto utili per pulire le piccole sbavature, o comunque sia cancellare ed riapplicare di nuovo l'eyeliner. Quindi mi raccomando, il cotton fioc è sempre vicino a voi. Ragazze, perdonate un po' con l'inquadratura, però diciamo che è la prima volta che faccio appunto questo tipo di video, quindi ancora non ho trovato la giusta posizione. Allora, speriamo che vedete bene. Per prima cosa, quindi prendiamo la nostra punta di eyeliner, vedete? E puliamo per bene il pennellino in modo che non ci sia un'esagerata quantità di prodotto. Dopodiché, io controllo sempre se è messa a fuoco. Dopodiché iniziamo già da subito a fare la codina. La cosa bella appunto di questa punta è il fatto che, come dire, essendo che già è un po', vedete, triangolata, si può dire che ci ha già realizzato appunto la nostra coda. Quindi io cosa vado a fare? Vado per prima cosa ad appunto appoggiare il pennello in questo modo, dando appunto la nostra diagonale, che in linea sommaria deve partire dalla fine del naso e deve arrivare più o meno alle sopracciglia. Quindi in questo modo, vedete? Io non ho fatto niente, lui già mi ha tirato la codina, mettendo appunto il pennello in questo modo. Poi me lo vado a correggere. Non so se voi vedete, me lo vado a correggere con la punta, però lui già la codina me l'ha realizzata. Ok, realizzata quindi la codina, che nel mio caso esce leggermente sull'osso, vado a tracciare tutta la linea sull'occhio. Quindi prima andiamo a fare una linea sottile, dopodiché andiamo poi pian piano a inspessire alla fine dell'occhio, e deve diventare sempre più sottile quando man mano che si avvicina all'angolo interno del nostro occhio. Quindi appoggio il pennino e mi tiro la linea vicino alla codina. Appoggio e tiro, appoggio e tiro. Questi devono essere i movimenti. Pian piano che ci avviciniamo all'angolo interno dell'occhio, la nostra pressione deve essere sempre minore, perché più mettiamo pressione, più ovviamente il pennellino sarà scrivente. Vedete?
Ora andiamo a pian piano ispessire la nostra linea. Io diciamo che parto sempre dall'esterno verso l'interno, mi parto dalla codina ed è quasi come se appoggiassi quasi tutto il pennello, diciamo, sulla linea che abbiamo fatto precedentemente e non solo la punta, in modo da avere anche la mano più ferma. Poi, pian piano, vado a dare questa forma leggermente arcuata, perché comunque sia a me piace tantissimo che sull'occhio l'eyeliner sia molto più rotondo e poi vado a scendere proprio con una codina. Quindi poi, ragazzi, è tutta questione di gusti, perché io potrei anche già lasciarlo così. Io spero che voi abbiate visto, perché altrimenti non abbiamo concluso niente. Vedete, da fuori mi stringo verso l'interno. E dall'interno aggiusto. Ragazzi, come avete potuto vedere, è semplicissimo e guardate la differenza tra un occhio e un altro. Come potete vedere, non c'è assolutamente paragone. In questo modo l'occhio è molto più rialzato, proprio dà la sensazione di avere un occhio da gatta e il mio occhio, che in questo caso tende leggermente verso il basso, come potete vedere, non sembra nemmeno lui. Quindi se noi chiudiamo un occhio, vediamo assolutamente che sembrano due occhi completamente diversi, perché appunto in base noi anche all'altezza che è alla diagonale che noi andiamo a dare alla codina, appunto lui l'eyeliner dà quell'effetto ottico di correggere il nostro occhio e quindi in questo caso di dargli uno sguardo molto più slanciato, molto più accattivante. Come avete visto prima è molto semplice, appoggiamo quindi il pennellino sulla fine del nostro occhio, lui già solo appoggiandolo senza fare nessun movimento ci va a creare quella specie di codina, tiriamo le linee verso l'interno, la codina già ormai è realizzata, se vogliamo allunghiamo un pochino la codina o comunque sia la sistemiamo e dalla codina verso l'interno dell'occhio ci tiriamo delle linee pian piano fino a quando non ci andiamo a creare quella bombatura, ma io l'ho fatta molto più spessa perché appunto a me piace questo occhio che fa proprio l'onda, voi già anche con una linea sottile diciamo che l'avete già applicato. La cosa più difficile solitamente appunto è la codina e avere una linea che sia precisa e non tremolante. Sta tutto nel tenere la mano ferma, comunque sia di dare piccoli tratti, non di fare un movimento tutto unico, perché anche io sbaglierei. Quindi l'idea di fare un tratto, fermarci, rifare un tratto, fermarci, rifare un tratto, fermarci. È veramente molto semplice, ma questo soprattutto perché è questo tipo di punta che ce lo permette. Con le altre il gioco si fa veramente molto più difficile. Niente ragazze, come potete vedere è molto semplice e veloce e sbrigativo. Spero che quindi vi sia stata utile, spero che quindi apprezziate questa tipologia di video, se sì fatemelo sapere. Come vedete i miei occhi si sono trasformati, sono molto più sexy. E ragazze, io vi mando un grande bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!